Grazie Presidente. Oggi parliamo del cosiddetto piano regolatore di impianti pubblicitari, cosiddetto PRIP. Questo piano prevede l'abbattimento da 138.000 metri quadrati di impianti pubblicitari a 62.000 e farà un bel po' di pulizia tra gli impianti in giro per la nostra città. È una delibera fortemente voluta da questa amministrazione, dai cittadini e direi anche dagli operatori, che con un po' più di pulizia i loro impianti varranno anche di più. Quindi è una delibera che ha un largo consenso. Oggi l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sull'approvazione che fissa i termini per l'approvazione dei piani di localizzazioni, che sono in sostanza dove vanno a posizionarsi i futuri impianti pubblicitari. L'approvazione di questa delibera è necessaria in quanto il termine di approvazione dei piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari da parte della Giunta, fissato dal PRIP in 60 giorni successivi alla scadenza dei termini stabilito per la presentazione delle osservazioni, è scaduto. Questo perché, vista le elezioni e i successivi tempi di insediamento degli organi politici e nei municipi, non è stato quindi possibile concludere il processo di approvazione nei tempi di cui sopra. Si è pertanto convenuto con l'Avvocatura di rifissare i termini, ancorando la decorrenza dall'esecutività di questa delibera. Una volta rifissato i termini, potrà quindi riprendere l'iter di approvazione dei piani di localizzazione. Volevo anche un po' chiarire quello che è stato l'iter di questi passaggi, che hanno coinvolto tutti, dai cittadini alle associazioni, passando per i municipi, quindi c'è stata una larga partecipazione. Terminate queste attività si possono riaprire quindi i termini entro i quali dovranno essere approvati in via definitiva i piani di localizzazione da parte della Giunta. Quindi vi invito a approvare questa delibera e concludo dicendo che l'autorizzazione di questo piano è molto importante e necessaria per la nostra città. Come potete vedere tutti, c'è un'inflazione di impianti che danneggia il decoro della città e anche la sicurezza. E quindi si tratta di un lavoro che ha visto il coinvolgimento di numerosi attori privati, singoli, associazioni, istituzioni, per dare più decoro e garantire la legalità. Grazie.